senatrice Pezzopane, pronto il pacchetto di emendamenti, due grandi gruppi sostanzialmente, le correzioni e le aggiunte. Quali sono i principali? Beh, le correzioni tendono a raccogliere quel dissenso, quel malessere che era emerso all'indomani dell'approvazione dell'articolo 11 del decreto enti territoriali e che metteva in qualche modo in difficoltà un processo di ricostruzione ormai avviato, per fortuna. Quindi correggiamo il comma 1 inserendo la SOA e l'autocertificazione, il comma 2 togliendo la parola progettisti e inserendo i legami di parentela, e il comma 3, 4, 5 sempre perfezionando le procedure, specificando che le incompatibilità e le rivalutazioni dei contratti vanno fatte sui contratti preliminari, ed altre questioni, per esempio sui fallimenti eliminiamo la fattispecie del concordato preventivo. Quindi diciamo che c'è un profilo di emendamento che va a correggere gli errori che erano stati fatti purtroppo nell'articolo 11 del decreto. Poi c'è un altro pacchetto che invece è diciamo propositivo, quindi la possibilità di ricostruire per gli ascendenti e discendenti che hanno proprietà dell'immobile, la possibilità di intervenire nei centri storici delle frazioni e dei comuni del cratere per le seconde case inserite negli aggregati, per le parti comuni, così come avviene per il comune dell'Aquila, la proroga dei precari dei comuni e del comune dell'Aquila, il sostegno di alcuni progetti per la promozione delle attività produttive anche in campo turistico-culturale, e quindi l'inserimento delle white list e dell'albo reputazionale. E quindi mi sono mossa nel correggere gli errori e nel proporre cose nuove, sempre ovviamente dentro gli ambiti del decreto enti territoriali, che non mi permette di spaziare al 100% e di poter inserire tutto il corpo della cosiddetta legge Pezzopane, però tutto quello che è emendamento viene preso comunque dalla legge Pezzopane, quindi recuperiamo tutte le parti che sono necessarie per correggere e migliorare il tiro. Oh, si è capito chi non voleva le white list nel testo originario del decreto, però c'è una sorta di sfida, cioè vengono riproposte a dire decidete voi, insomma, in qualche modo. Sì, si è capito che il Ministero degli Interni non vuole gravare le prefetture di un carico di controllo. Però è pur vero, ed è per questo che io comunque presento l'articolo della mia legge che prevedeva l'istituzione delle white list e degli albi reputazionali. È vero anche che la devono finire di parlare di questo territorio come fosse un territorio dove malaffare e non solo hanno preso il possesso, e poi non gravare, diciamo, lo Stato di un controllo aggiuntivo. È paradossale che poi magari ci dicano allora fate le autocertificazioni. Quindi se noi abbiamo lavorato per proporre delle norme per garantire più trasparenza e più legalità, le proponiamo, se ci dicono di no è evidentemente perché c'è trasparenza e legalità. Quindi è bene che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Noi abbiamo fatto uno sforzo e non è stato facile convincere imprese, sindacati, comuni che andavano fatti ulteriori controlli, che andavano fatte le white list, che era necessario inserire gli albi reputazionali per i progettisti, per gli operatori della ricostruzione. Perché? Perché nessuno vuole essere controllato. E invece, per avere anche una maggiore serenità nel lavoro che specie nei comuni sta facendo, è opportuna questa innovazione. Vediamo, magari si apre uno spiraglio, oppure ci diranno non serve fare le white list ed altro perché le cose, le regole che avete sono sufficienti. Oh, la prima versione, quella della iniziale Bozza Legnini, diciamo così, prevede addirittura delle gare per i lavori privati simili a quelle pubbliche. Quindi se a malapena passeranno le white list, figuriamoci questo tipo di controllo ancora più stringente, è proprio cancellato. Ma al testo del decreto enti territoriali sostanzialmente scompare gran parte del testo previsto dall'ex sottosegretario Giovanni Legnini e c'è un altro approccio
scompaiono proprio le prefetture, e che invece nel disegno di legge Legnini avevano un ruolo. E noi le riproponiamo corretto un passaggio di quella proposta, perché riteniamo che lo Stato debba fare fino in fondo la sua parte nell'esercitare i controlli. È inutile che poi viene la Commissione antimafia una volta ogni morte di Papa e spara le sentenze, se poi come dire, costantemente non ci sono i controlli. Noi li vogliamo i controlli, e li vogliamo, li pretendiamo, li esigiamo. Se poi il Ministero dell'Interno, Alfano, dice che non ne abbiamo bisogno, che le prefetture non possono farli, passerà al regime di autocertificazione, però ovviamente è una forma diversa. I fondi per lo sviluppo resteranno al 4%? Sì, i fondi per lo sviluppo rimangono al 4%, anche perché l'1%, anzi una percentuale non calcolata, ma purtroppo importante e cospicua, e con un altro provvedimento l'abbiamo indirizzata alla gestione del personale e dell'assistenza tecnica. Quindi la Ragioneria Generale dello Stato ha obiettato che mettere troppe postille ai fondi destinati alla ricostruzione privata andava in qualche modo a contrastare l'obiettivo della ricostruzione materiale. Oh, di questo pacchetto di emendamenti parte diventeranno emendamenti del governo, parte resteranno emendamenti pezzapane, si punta verso i primi di agosto all'approvazione. Si punta in Senato, credo che dovremmo finire intorno al 23-24, poi passerà alla Camera, ma alla Camera sarà sicuramente un passaggio molto rapido, perché in genere questi provvedimenti vengono esaminati in maniera molto approfondita in uno dei due rami, poi nell'altro ramo arriva più veloce. Giovanni Rolli, emendamenti presentati, adesso bisogna vigilare che passino così come sono il più possibile di questo testo. Sì, diciamo, il lavoro è stato fatto secondo me in modo molto serio, perché è stato condiviso interamente con tutte le forze sociali della città attraverso diverse riunioni. L'asse che è stato scelto è quello di presentare una legge organica, la cosiddetta legge Pezzopane, condivisa da tutti, e poi fare in modo che le varie misure che si prendono, per esempio la conversione di questo decreto, nelle sue parti sia coerente con la legge Pezzopane. Così non è, per alcune vicende, per alcuni aspetti, e tutti gli emendamenti vanno nella direzione di rendere coerente queste scelte con l'indirizzo generale della legge Pezzopane. Sono emendamenti in gran parte già ampiamente discussi anche con il governo, o meglio, discussi con la sottosegretaria e con il suo staff. Io però, per mia esperienza, so bene che poi il lavoro del sottosegretario deve a sua volta essere condiviso con altre strutture ministeriali, no? Con il Ministero dell'Interno, con il Ministero del Tesoro, e quindi c'è sempre la possibilità che venga fuori qualche sorpresa non piacevole, e quindi diciamo su questi emendamenti, che sono comunque tutti presentati, comunque tutti discussi, comunque tutti coperti finanziariamente, la Pezzopane possa fare la sua battaglia sapendo che non è una battaglia solitaria, è una battaglia per conto di tutto il territorio.